transmissions. Channel switched. Buonasera a tutti ragazzi, ci siamo, scusate il ritardo, ma stasera siamo a castare direttamente dal clan, dal locale del Gaming Center che sta per aprire, quindi in anteprima siamo qui a castare questa serie di Serie A e non sarò da solo, sono insieme a un nostro collaboratore, il buon Sanji, che si occupa sempre dietro le quinte di gestire le partite di Serie A e di Serie B come arbitro e come collaboratore sul sito. Quindi ciao Sanji. Salve a tutti. Molto bene, allora stiamo aspettando in questo momento che le squadre ci forniscano la mappa per il draft. Nel frattempo io vi mostro la classifica. Eccola qui. Quindi questa settimana è la terza e ancora devono giocare entrambe le partite gli Impact Gaming. E saranno entrambe le partite di stasera, quindi ne vedremo una alle 21 a brevissimo e una alle 23. La prima partita sarà Aesox Simba contro Impact Gaming. Vediamo che la situazione dei Simba è abbastanza grigia, nel senso che sono nel fondo della classifica, due punti insieme ai loro compari di clan di Aesox Permabanned. Però in ogni caso, da entrambi i team che sono in fondo alla classifica abbiamo visto delle belle giocate. Tra l'altro proprio i Permabanned hanno pareggiato contro la squadra degli Impact Gaming. Quindi non si sa mai cosa potremo vedere stasera, se gli Aesox Simba o il team Drake, che sarà la squadra che giocherà la partita delle 23, contro gli Impact Gaming possano dire qualcosa. Quindi gli Impact Gaming vediamo che sono a 4 punti in classifica, quindi nella zona diciamo medio-bassa. Se dovessero vincere ad esempio entrambe le partite, comunque salirebbero di botto fino a 10 punti, quindi prendendo il quarto posto in classifica. Vedremo come andranno le cose. Abbiamo novità dai team? Dobbiamo aspettare 2 secondi un team. Ok, quindi aspettiamo ancora un attimo. Nel frattempo io volevo un attimo vedere... ecco cosa volevo dirvi. La prossima settimana c'è stato un cambiamento, nel senso che dovevano essere giocate 2 partite come di consueto nella quarta settimana. Invece è stato deciso da noi insieme alle squadre che verrà giocata solo una delle 2 giornate, quindi la giornata 7, che corrisponde tra l'altro a quella di fine del girone di andata. Perché abbiamo deciso questo? Perché in questa settimana, tra i diversi eventi, Lucca Comics, Halloween e diversi problemi che hanno avuto alcuni team,
sono state rinviate delle partite, nel senso non sono riusciti a giocarle in questa settimana, quindi ovviamente d'accordo con gli avversari hanno optato per rimandarle alla prossima. Quindi alcune squadre si sarebbero trovate a giocare addirittura 4 partite in una settimana, e siccome siamo a cavallo tra il girone di andata e il girone di ritorno, come comunque alcune squadre dovranno anche cambiare dei giocatori, abbiamo deciso appunto di fare questa piccola pausa di mezza settimana. Il campionato si allungherà di una settimana, finendo, se non sbaglio, il 6 di dicembre o il 4 di dicembre, e cercheremo quindi di risolvere tutti i problemi per poi ripartire con il girone di ritorno a tutta birra. Non abbiamo ancora niente alla mappa? Mancano i Simba? Digli se intanto ti possono comunicare la mappa, così prepariamo tutto, anche la lobby, e poi appena ci sono tutti startiamo, così almeno accorciamo un po' i tempi. Dunque, detto questo, probabilmente l'infografica della settimana 3 sicuramente la farò, però dovrò aspettare appunto questi recuperi delle partite, quindi vedremo questa infografica un po' in ritardo. Credo che verranno recuperate tra martedì e mercoledì le partite di questa settimana, quindi quelle della settimana 3, e quindi l'infografica la farò uscire, se riesco, mercoledì stesso, altrimenti giovedì. Allo stesso modo, l'infografica della settimana 4 uscirà però solo riferendosi a una singola giornata, quindi non due. Quindi sarà un'infografica un po' più snella. Se sentite voci di una donna incazzata, è mia moglie Nymphalis, che è nella postazione di fronte alla mia e sta streamando Overwatch, quindi non vi preoccupate, è tutto nella norma. Perfetto, io però non ti ho sentito. Non è che hai il TeamSpeak disattivato? Sì. Senti ora? Ora sì. Ok. Dicevo, la prima mappa sarà la tomba della regina Rani. Benissimo, se mi passi anche poi il link del draft, appena ce l'hai. Aspettiamo, ma poi che arrivano tutti. Falla startare, tanto dura 15 minuti il draft. Fai start e poi passi il link, quindi... Allora, quindi vedremo la mappa scelta dagli Aesox Simba contro gli Impact Gaming sarà la tomba della regina Rani. Una mappa che abbiamo visto abbastanza, ma non tanto quanto è stato nell'edizione, diciamo, zero, qualche mese fa della Serie A. Quell'edizione, la Valle Maledetta e la tomba del Regina Ragno erano assolutamente... voi state vedendo... Scusate, Twitch. Erano assolutamente... andavano per la maggiore, quindi... c'è stato una specie di cambiamento di preferenze, perché adesso in questa edizione abbiamo visto molto di più giocate le mappe di Diablo, sia Campi di Battaglia Eterni sia Altari Infernali. Altari Infernali lo capisco, perché secondo me è un po' la nuova Valle Maledetta, nel senso è una mappa molto grande, molto equilibrata, ci sono obiettivi che vedono delle fight concentrate, con alcuni pick riesci anche a risollevare le sorti della partita, quindi è una mappa molto molto apprezzata da tutta la community e molto molto giocata anche dalle squadre italiane, ma in generale anche quelle mondiali, nazionali. Allora, ci guardi un attimo, appena si aggiorna, se si vede bene la schermata. Ok. E nel frattempo cosa possiamo fare? Possiamo parlare un po' dei team? È sparita la finestra. Ok. I team. Dunque, gli Aesox Simba sono una formazione che sono capitanati dal buon Outlaw, che tra l'altro è un ottimo giocatore perché milita nella classifica Master e credo abbia toccato anche addirittura il Grandmaster. Però, se non ricordo male, hanno avuto diversi cambi di roster, quindi molti giocatori nuovi apposta per questa edizione della Serie A. E probabilmente il motivo per cui ancora non ingranano bene, nonostante abbiamo visto delle belle giocate, è proprio perché
sono insomma dei compagni di team nuovi e quindi ancora magari non sanno bene, non hanno il feeling giusto che serve per affrontare magari una competizione un po' più impegnativa. Mentre gli Impact Gaming sono una squadra piuttosto famosa, nel senso che sono la squadra di punta appunto del clan Impact e sono capitanati da Sigurd, un giocatore molto, molto valido, anche lui ha spesso toccato le vette più alte della classifica di Heroes of the Storm, e si accompagna di validissimi compagni, tra cui Najek è un giocatore che viene dalla squadra dei Mana Makers, che non so se vi ricordate, hanno partecipato alla prima edizione della Serie A. E Ice Cube invece era in una squadra degli Aesox, non ricordo se i Permabanned o un'altra, comunque anche lui è un giocatore molto valido. In più, in questa edizione presentano Dreams Prod, che è un giocatore straniero. Ancora non mi ricordo bene di aver visto qualche sua partita, quindi non saprei dirvi esattamente particolari su di lui. In ogni caso, gli Impact Gaming si fregiano del risultato ottimo che hanno ottenuto contro gli ex aequo, quindi sono stati l'unica squadra italiana per il momento a riuscire a battere gli ex aequo nell'occasione della LAN di Modena, se non sbaglio. Era la Gigabyte Storm Cup. Quindi, insomma, sono una squadra molto molto valida. E anche se stiamo vedendo che hanno qualche piccola difficoltà in questa competizione. E detto questo, abbiamo visto che per il momento solo gli Impact Gaming hanno messo Redi. Aspettiamo il Simba. Bisognerebbe fargli un po' di fretta, caro Sanji, perché è già tardi. Chi c'è in chat? Salutateci un attimo, vediamo di accelerare il più possibile questa attesa. Non so più bene cosa dire. Vuoi dirci qualcosa, Sanji? Raccontaci di te, della tua vita. Ok, ti posso dire che i Simba ci sono. Ah, ci sono? Ok, perfetto. Allora, Sono ben arrivati, per fortuna. digli di mettere un ready a super razzo, così vediamo queste belle partite. Tra l'altro, già che dobbiamo aspettare ancora un secondo, volevo un attimo ricordarmi a che punto erano. Ok, la squadra degli Drake, che sarà invece la squadra che giocherà subito dopo contro gli Impact Gaming, comunque sono anche loro a 5 punti. Quindi, bene o male, a parte i primi tre, che sono ex aequo, Banal Impact e DMTK Heroes Busters, rispettivamente 18, 13 e 12 punti, tutte le altre squadre, bene o male, sono molto molto vicine come punteggi, perché abbiamo un 5-5, 4 e 2-2. Quindi con una o due vittorie potrebbero tranquillamente È scavalcarsi l'una partito il con l'altra. È draft. partito il draft, ora vi raggiungo. E siamo partiti col draft. Tanji, tu hai già visto queste due squadre giocare? Hai già arbitrato per caso una di loro? Io ho visto giocare i Simba. Non Ok. mi ricordo ora esattamente contro. Se mi sbaglio, forse con gli Storm. Ok. Sempre, se non mi sbaglio, è finita 1-1. Conosciamo gli Storm, diciamo che è una delle squadre rivelazioni di questo campionato, perché se la stanno cavando davvero bene, a mio parere. Sì, gli Stormo sono una squadra di nuovissimissimissima formazione che è stata voluta da Master Z, che è il capitano della squadra, che è andato in giro raccogliendo diamantini. La richiesta minima era appunto il rank di diamante. No, non si può, Samuro. Samuro, ricordiamo che è ancora bannato fino a domani. Quindi dalla giornata di domani sarà piccabile o bannabile in questo caso. Quindi dicevamo, gli Stormo sì, sono un team completamente nuovo, formato da tutti i players in rank diamante o addirittura master, e devo dire che in effetti si stanno rivelando ottimi giocatori.
Nel frattempo qui abbiamo visto il primo ban da parte degli Impact Gaming, ETC. ETC, come dice il buon Gipate, ogni streaming che gli spetta è il 1-1 o addirittura il miglior tank attualmente in circolazione, con il rework che ha subito e il talento della scivolata che oltrepassa i muri è diventato davvero temibile più di quanto fosse prima, perché già prima comunque era un tank molto, molto piccato. Dall'altra parte è arrivato il ban di Xul, che in questa mappa, come in tutte le mappe con lanes vicine, può fare davvero la differenza. Siamo molto indietro con i pick, ora vi raggiungo. Allora, Sylvanas, il primo pick da parte di Impact Gaming. Sylvanas, che abbiamo visto grande protagonista di questa Serie A, soprattutto in mano agli Exequo e anche in mano nostra, agli Heroes Busters, nelle ultime due partite, ha davvero cambiato il volto della partita. È riuscita a dare un vantaggio notevole, se sfruttata nella maniera corretta, iniziale, che poi ha permesso un cosiddetto snowball per tutta la partita. Dall'altra parte Joanna, quindi un tank super solido con una buona capacità di wave clear, e Li Ming, il mage che diciamo insieme forse giusto a Keltas, ma un po' meno Keltas, è quello che va per la maggiore. Ovviamente ha un ottimo burst damage, se riesce a fare tutto il suo giro di spell su un solo target è molto probabile che quel target non riuscirà più a vedere la luce del giorno. Dall'altra parte Malfurion, l'healer del momento, anche se con l'ultima patch è stato minimamente nerfato, ma comunque secondo me continua a essere un must pick. E Muradin, vabbè, il solito nano, lo conosciamo tutti, reworkato ma sempre presente nella Serie A, addirittura è il tank più piccato in assoluto, credo che attualmente saremo intorno alle 15 volte, eravamo 23. A... quante? 23? Ok, molte di più di quanto pensassi. Dall'altra parte viene piccato Rhaegar, perché gli Impact Gaming hanno bannato Auriel. Di solito come healer si preferisce Brightwing, però in effetti in questa mappa e con i pick che hanno preso Impact Gaming potrebbe non essere una scelta ottima. Forse hanno preferito Rhaegar, che comunque dà delle cure continuative, c'ha lo slow con il totem, insomma va bene, e soprattutto con lo scudo di fulmini fornisce più wave clear ancora alla squadra degli Esos Simba. E insieme a Rhaegar è arrivata Balla. È stato bannato Tychus, quindi probabilmente gli Aesox Simba vorranno prendere un altro tank insieme a Joanna, magari un tank un po' più aggressivo. Vedremo se opteranno appunto per un tank oppure un melee, come poteva essere Thrall, ma è stato piccato negli Impact, o Alarak, che comunque anche lui si può fare una solo lane in bot senza problemi. Contro Thrall a questo punto, probabilmente. Chissà se Sylvanas. Ecco, questo qua è il dubbio dell'inizio. Sylvanas verrà utilizzata in bot come solo laner, oppure verrà utilizzata per girare da mid a top? Vediamo che tipo di tattica utilizzeranno. Faccio una domanda. Vai. Secondo te i Simba, sì, potrebbero prendere Asmodan come ultimo pick? Bella domanda, potrebbero, sì, ci potrebbe stare. Il problema dei Simba in questo caso è che davanti hanno solo Joanna, e quindi Thrall insieme a Muradin col salto potrebbero entrare tranquillamente su una Valla o una Li Ming e barstarla. Però sì, potrebbe essere un pick valido se ovviamente giocano un pochino più safe. È arrivato un Gul'dan, che non si vede spesso, però si vede più spesso di quanto si vedeva poco tempo fa, il che non mi dispiace, anche se non so, io non lo uso perché ancora mi rendo conto di non essere, diciamo, il top. Non so ancora bene, l'ho usato poco, devo dire, anche in quick match, quindi non so bene gestirmi il life tap, insomma, la sua passiva. Tanto salutiamo Awakener89 che è arrivato in chat. Ciao Awakener. E arriva infatti il secondo tank, come avevamo pensato, dal ban di Tychus, che è un Chen. Invitiamo le squadre nella lobby.
Ok, Sigurd è entrato da solo. E devo invitare Amleto. Questi li cambiamo. Cambia, cambia. Una cosa importantissima che mi stavo dimenticando. Ok. Allora, quindi Ice Cube va bene. Ray dovrebbe essere dall'altra parte. Mura. Ah, ecco, Mura mi ero dimenticato di dire. Mura è un giocatore proveniente dal clan Day. Che ha un paio di account. L'altro è Fat Mura, se non sbaglio. O non so se ha cambiato direttamente questo. E è un giocatore che gioca prevalentemente tank e, come potrete intuire dal nome, prevalentemente Muradin. Credo che, nella, magari ora Sanji ce lo conferma, ma nella maggior parte di partite lui abbia piccato proprio Muradin. Sì, la maggior parte delle volte ha piccato Muradin, soprattutto le prime 4 partite. Ok. Salutiamo tutti i ragazzi, ciao a tutti ragazzuoli. E questo Mura è entrato proprio in occasione della Serie A nel team di Sigurd e niente, quindi hanno optato per lui come main tank. Ricordiamo qui l'importanza, ragazzi, del colore, delle skin e dell'abbinamento dei ritratti. Questo è un buon 10% di vittoria già sulla partita. Ma anche il colore delle mon. Assolutamente sì, certo. Allora potremmo dire anche un 15%. Dunque, qua che ci sono due Gul'dan. Voglio giocare con due Gul'dan. Uno dei due deve cambiare orco. Sanji gira i personaggi per vedere i lati B delle signorine. Non è molto professionale, magari. Poi glielo diciamo. Allora, chi manca? Yesok e Simba sono tutti pronti. Ah, vi metto un attimo la lobby anche a voi. Zanzare! Morta. Ma e quindi? Ci siamo? Ragazzi, possiamo partire? È che vogliamo vedere qua. Tra l'altro siamo in ritardissimo, che ora sono? Le 21:30. Quasi e mezza. Siamo ready. Ah no, sì, Outlaw, giusto, degli Esoprimba. Già mi stavo confondendo. Sigurd è andato AFK. Probabilmente bisognini che impellevano. Ah, ma io l'audio di gioco no. Sì, lo sento, ma non c'è musica. Come mai? Mettiamo. Ma forse fuori dal game. Allora la mettiamo da YouTube. Così ci tiene compagnia sottofondo in queste attese. Non se la sentite. E dovreste sentirla. Manca Gul'dan. A posto, ci siamo e si parte, ragazzi. Ok, quindi alla sinistra abbiamo gli Aesox Simba, la squadra blu, e alla destra invece abbiamo gli Impact Gaming, la squadra rossa. Ora vediamo un attimo se sono stato bravo a impostare alla cieca i nomi delle squadre. Facci un pronostico, Sanji. Come vedi le due squadre? Come vedi i due setup? Cosa ne pensi? Allora, già solo a vedere che mia, no? Potrebbe essere a destra gli Impact. Già solo perché hanno Sylvanas, che in questa mappa sappiamo è davvero tutti. Vai un po' a scatti, devi alzare diminuire un po' la sensibilità del microfono o parlare più forte. Un secondo, lo faccio subito. Io devo aumentare un po' invece il carattere. 5, facciamo 4, un 30. 3, 2, 1.
scusate ragazzi, ma questo problema si presenterà solo ora. Purtroppo postazioni nuove. Postazioni nuove e problemi di OBS che stasera sta dando. Non capisco se è il server proprio di OBS. Ok, ci siamo. Ale, subito pausa sì, per noi, meno male, così posso sistemarmi tranquillamente queste cose. Va bene, dovremmo esserci. Ezox Simba, Impact Gaming, perfetto. Che cosa succede? Ice Cube ha messo in pausa. Che succede? Che succede? Che succede? Allora, vediamo che entrambe le squadre sono partite subito mid, super aggressive, volevano darsi le botte. Quindi ancora non abbiamo idea di chi andrà in bot lane. Devo dire che adesso, per quanto riguarda gli Ezox Simba, dovrebbe andarci Chen, quasi senza dubbio, nella bot. Per cui vedremo dall'altra parte se saranno... Gli Impact Gaming ne hanno addirittura tre che potrebbero fare bot lane, che sono Thrall, Gul'dan e Sylvanas. A questo punto io fossi in loro opterei per tenermi Sylvanas in rotation top, in modo da pulire le wave nella maniera più veloce possibile. Vediamo infatti che Chen si è diretto subito in bot lane. E niente, qua inizierà la solita danza. C'è l'audio di troppo troppo alto. Inizierà la solita danza tra mid e top per pulire appunto queste ondate di servitori composte da ragni meccanici, anzi no, ragni ingioiellati. E qua ci saranno addirittura delle scaramucce. C'è Mura che è già a metà vita, probabilmente nell'attesa che gli procchi, eccola lì, la passiva, ma continua a prendere parecchi danni da Limig che lo focca insistentemente. Ah, e nel frattempo in bot abbiamo un Ice Cube con Gul'dan che se la vede con questo Chen. Sarà interessante vedere chi la spunterà. Al momento sembra che la stia spuntando Gul'dan. Interessante. Le solite scaramucce qui in mid. Attenzione perché un ottimo root di Malfurion cattura Limig, che però viene aiutata prontamente dai suoi alleati. Tempo, facciamo uscire il pannellino dei talenti. E ah, Rengar è andato per l'effetto di rallentamento sul totem. Attenzione perché qui Chen se la vede davvero brutta contro Thrall e Gul'dan. Peccato per quel lupo di Sigurd che non è riuscito a bloccarlo, sennò probabilmente si sarebbero portati a casa la kill. In effetti con Sylvanas potrebbero addirittura azzardarsi a lasciarne due in bot lane di Impact Gaming. Poi vediamo che Gul'dan invece si è spostato. Attenzione, Dream Broz si prende tutti i missili di Liming e davvero ha pochissima vita, se ne va. La musica è un po' troppo alta, perdonatemi, passo per subito. Così io non la sento, non so se voi la sentite. In ogni caso rimanete. Ah, una cosa invece, fatemi sapere ragazzi se il video è fluido, se lagga, se buffera, e insomma se si vede bene, se si vede bene. Perché come dicevamo prima, siamo al Gaming Center ed è la prima volta che facciamo questo tipo di streaming, quindi siamo, diciamo, abbiamo appena impostato il tutto, quindi non sappiamo se abbiamo impostato tutto bene oppure abbiamo fatto qualche tipo di errore. Nel frattempo gli Impact Gaming subiscono parecchio il poke di Liming, devo dire, sono tutti a metà vita. Ora Valkyrian ovviamente farà il suo lavoro nel recullare la squadra. Attenzione perché Mura di nuovo viene smezzato, ma oddio, sono un nano che si rigenera la vita solo camminando, quindi chi se ne frega. C'è stato quindi questo switch, questo cambio di... Attenzione. Mamma mia. Oh, me lo sono perso. Quindi immagino ci... Bel root. Esatto, immagino fosse un bel root di Najep con Malfurion che ha di nuovo intrappolato Liming e stavolta la squadra è stata pronta a finire il lavoro. Quindi squadra rossa alla consegna, arrivano le prime 50 gemme da parte degli Impact Gaming che hanno anche un terzo di livello di vantaggio. Ora il problema per il Simba è
Sylvanas con queste tessitrici, se riusciranno. Attenzione, perché di nuovo un root su Valla che viene quasi uccisa, riesce per fortuna a divincolarsi grazie anche alle cure di Amleto, e per poco non ci ha lasciato. Ecco che Sylvanas inizia a disabilitare le torri con la sua passiva, e questa tessitrice probabilmente farà ingenti danni alle strutture. Davvero ottimo il poke che sta riuscendo a infliggere Li Ming. Guardate la posizione di Outlaw. Attenzione, Johanna! Johanna ha osato troppo, c'era Amleto senza mana e non è riuscito a curarla il necessario, e purtroppo è stata presa da un'ottima stun, da un'ottima martellata di vita. E qui questo forte probabilmente andrà giù, ma nelle altre lane la situazione è piuttosto tranquilla. Hanno perso praticamente tutte le torri in tutte e tre le lane, e c'è un buon livello pieno di vantaggio, più addirittura di più, livello e mezzo. Il video messa sera va fluidissimo, sono proprio contento. Spero che anche la qualità sia godibile, dovrebbe esserlo. Ciao Gioscino. Bene, allora abbiamo un livello e mezzo di vantaggio per la squadra dell'Impact Gaming, che come sempre con Sylvanas sono riusciti a pushare più del solito, portandosi a casa il forte di top e praticamente anche quello di mid. Qua rischiano un po', attenzione perché arriverà un fight. Ottima questo orb da parte di Outlaw su Sigurd, che viene praticamente ucciso. Vediamo se riusciranno a concludere qualche kill. Attenzione perché Ice Cube è bassissimo, arriva l'orb che lo missa per un secondo, e nel frattempo gli altri si fanno una scorpacciata di maghi arcani e Li Ming viene uccisa. E anche Valla? Questa me la sono persa, probabilmente è avvenuta in mid, sì. Dream Proz con Sylvanas si è portata a casa anche Valla, e ora finiranno il lavoro che avevano iniziato portandosi a casa anche i mattoni del forte di mid. Invece no, dove è andato Sylvanas? Ah, c'è un fight, attenzione perché Geo è bassissimo e viene ucciso. Queste gemme vengono recuperate prontamente da Raki, ma non aveva molta via di scampo in questo caso. Ci ha provato Outlaw con qualche orb assestato a difenderlo. Attenzione, arriva la ulti di Thrall, il conseguente lupo, e si portano a casa anche Rhaegar. Davvero ottime le call da parte del team dell'Impact, che hanno raggiunto adesso il livello 10. Infatti abbiamo visto un'ottima scissione da parte di Thrall, e vogliono mantenere il vantaggio acquisito fino adesso, impedendo alla squadra avversaria di consegnare. Tra l'altro vediamo che gli Aesop e Simba in questo momento non hanno neanche le gemme da consegnare, perché le hanno perse tutte con le kill che hanno subito da qui a 2 minuti fa. E arriva la seconda consegna da parte degli Impact Gaming, che stanno abbastanza dominando la partita, soprattutto grazie a Sylvanas scusate, e il vantaggio acquisito grazie al suo potere. Sanji, io vorrei far notare una cosa, che Li Ming al livello 7 non ha preso calamità, è andata per la Q. È vero, Li Ming ha optato per una build un po' diversa. Probabilmente è più, potrebbe essere che sia più confident nell'usare la Q, o in effetti la W no, le do ragione, perché una mappa così piccola con così tanti minion, soprattutto Sylvanas dall'altra parte che ti annulla le tue wave di servitori, ci sta. La Q anche comunque non è semplice da utilizzare. Attenzione Rhaegar, un susseguirsi di spell ben azzeccate da parte di Impact Gaming lo bloccano completamente sul posto e ci lascia la vita. E di nuovo qui arriva un ottimissimo fear da parte di Ice Cube con Gul'dan, che fa andare nel verso opposto Johanna, e insomma la paura fa 90.
già sono nel core. Siamo già al core, esatto. Attenzione perché Liming rischia tantissimo sotto il core qui. Però potrebbe esserci un ottimo ritorno da parte degli Aesop Sim. Vediamo Ray che utilizza la sua ulti per praticamente ridurre in fin di vita ben 3 dei personaggi degli Impact Gaming, che subiscono 2 kill. Però si sono portati a casa il keep di top, quindi hanno acquisito un buon vantaggio e credo che le 2 kill fossero state preventivate, ma gli serviranno anche per recuperare quel minimo di ex. Sì, è vero che i Simba hanno un po' recuperato l'ex, ma ci sono ancora 2 livelli pieni di differenza, insomma. Attenzione perché qui c'è il danno su Ice Cube, che però non viene followato nel giusto tempo e quindi riesce a salvarsi con metà vita. E devono stare attenti comunque i Simba, perché con un talento in meno è sempre difficile fightare. Attenzione perché Sigurd si fa avanti aggressivo. Tutte le ulti sono up a parte quella di Muradin da parte dell'Impact Gaming, mentre Joanna e Liming ancora non ce le hanno. Geo Isks è in difficoltà, attenzione perché arriva un'ottima scissione da parte di Tralle e un ottimo silence conseguente, ma già sono molto indietro. Bellissima questa ulti di Rengar che va a refullare la vita del suo compagno Raki da solo e non ce la fa, non aveva neanche la passiva da poter utilizzare per salvarsi. Sì, qua vengono un po' schiacciati gli Aesop Simba, che devono assolutamente fare il livello 13 per poter pareggiare i talenti. Non è ancora GG, perché se dovessero riuscire a fare un buon fight e portarsi a casa un paio di kill della squadra avversaria, c'è ancora un boss da poter prendere. Attenzione, Sigurd si salva con 18 di vita, incredibile. Incredibile. Amleto, attenzione che si prende tutte le bolle, possiamo dire così, di magia di Gul'dan. E qui anche Geo sta rischiando tantissimo. Infatti il panda muore tra atroci sofferenze. E qui il forte di mid ha visto tempi migliori e diventerà un ammasso di macerie. Il vantaggio da parte di Impact Gaming si consolida sempre di più. Vediamo che comunque nessuna delle due squadre ha ancora da consegnare per poter far scendere le tessitrici della regina Ra. Ma il vantaggio di 3 livelli inizierà a farsi sentire abbastanza pesantemente. In genere quello che si consiglia in queste situazioni è fai 13, ingaggi una fight di quelle super pesanti e tenti di portarti a casa qualche uccisione prima che gli avversari facciano il 16. E c'è un'attesa da parte degli Impact, che chiaramente aspettano gli avversari, hanno tutto il vantaggio e tutto il tempo del mondo per farlo. Sono gli avversari che dovrebbero cercare loro. Attenzione perché non è così. Probabilmente hanno visto un minimo split, ma missa anche Malfurion da parte di Impact Gaming. Arriva una ulti a refullare Joanna. Ottimo questo orb che va a smezzare sia Gul'dan che Sylvanas, però Liming rimane ferma a castare il suo raggio di disintegrazione e è un pasto molto invitante da parte di Impact Gaming, ma non è non scegli lingua, che fanno il 16 e hanno a questo punto un free boss. Chissà se con questo boss riusciranno ad andare direttamente sul core. Probabilmente è quello che tenteranno di fare. 3 livelli di differenza e un talento sono tanti. Vediamo che questo boss, scusate, nel tempo è il momento di silenzio. Arriva la consegna da parte degli Aesox Simba, che tenteranno di tamponare questa situazione abbastanza complessa che hanno in base, ma credo che questo boss full vita riuscirà, senza credo,
30%, 20%. E ci siamo, ragazzi. Arriva il primo GG di questa partita. Gli Impact Gaming si portano a casa questo game 1-0 contro gli Aesox Simba. Ora vi lascio un attimo a questa schermata. Nel frattempo chiedo subito ai vari capitani se hanno già scelto la prossima mappa. Quindi ricordiamo che le regole di questo campionato prevedono che la prima mappa venga scelta dalla prima squadra indicata, quindi in questo caso gli Aesox Simba, mentre gli Impact avevano il primo pick e il primo ban, e la seconda partita sarà viceversa, quindi gli Impact sceglieranno la mappa e gli Aesox Simba invece avranno il primo ban e il primo pick. Quindi come se giocassero, diciamo, nel campo in casa. Vediamo subito la mappa al buon Sigurd. Mappa. E vediamo dove andranno a giocare. Si accettano scommesse. Nel frattempo Heroes Draft non mi carica. È intasato, come al solito. Ok, scritta Sanji, giustamente, sarebbe lui l'arbitro, ma è Cursed Hollow, quindi Valle Maledetta, un ritorno alle origini, e quindi vedremo come le due squadre si comporteranno su questa mega mappa gigantesca, due boss, tre lane, la maledizione ogni tre tributi. Allora, scusate un attimo, Valle Maledetta, picca la squadra numero 1 e... Aesox Simba, copia. E chi è? Ableto. Colla. Copia. E incolla. E copia e incolla. Quindi, se gli Impact Gaming dovessero portarsi a casa anche la seconda partita, salirebbero di prepotenza al quarto posto con 7 punti. Mentre se dovessimo vedere un pareggio, andrebbero praticamente a pari merito con il team Hydreka, 5 punti in classifica. Cosa è successo? Ho ricevuto una richiesta in amicizia. Che onore. Tra qualcuno dei team? Kone Bai. Non lo accettiamo e chiederemo chi è. Quindi, aspettiamo il ready da parte dei team. Vi metto la scherma. Questa qui. Con il draft, quindi attendiamo insieme. Nel frattempo, anzi no, sapete cosa faccio? Ci guardiamo nel frattempo le statistiche che non abbiamo analizzato per niente. Dunque, Liminka ha fatto davvero tanti danni, addirittura quasi 15k in più rispetto a Thrall, che è il maggiore della squadra degli Impact Gaming, 58k. Infatti vedevamo spesso che gli orb e i missili di Liminka andavano a buon segno e smezzavano il team avversario. In ogni caso, le kill da parte degli Aesox Simba sono state pochine, sono state 2 contro le 14 degli avversari, non male. E i talenti, vediamo che Valla, come di consueto su questa mappa e anche su altre, ha optato per la build sulla W, quindi su un maggiore wave clear. Li Ming giustamente è andata di potenza fragile al 13, perché dicendo ho due tank davanti, dovrei avere una protezione adeguata, quindi vado di full cannonate e giustamente ho optato per la potenza fragile. La build di Chen non la commento perché direi una marea di cazzate incontenibile. E la build di Rengar sembra un po', se non sbaglio, un misto tra diverse build. Invece Johanna è andata per il full tank, chiaramente, quindi la rigenerazione dei globi, la legge della speranza che le dà un po' più di cure e di sustain nel tempo, lo scudo magico chiaramente contro i mid. Sigurd, classica build di Thrall. Malfurion è andato anche lui un po' più di wave clearing rispetto magari a prediligere la passiva, che è diventata molto molto forte adesso. Ricordiamo che ora la rigenerazione di mana diminuisce anche il CD delle abilità del tuo alleato sul quale appunto cassi la tua passiva. Muradin, gli hanno cambiato di nuovo le iconcine, me le ricordo. Comunque sì,
Ok, è andato di passiva al primo livello, lo schianto che esplode due volte e via dicendo. Ah, è andato aggressivissimo al 13 con il colpo, lo schianto del tuono che infligge 300% di danni in più. E lo stordimento che sto vedendo spessissimo, lo stordimento sulla E, quindi sul salto, quindi quando atterra stordisce chi gli sta sotto ai piedoni. E devo dire che ultimamente lo vedo tantissimo. In passato si prendeva spesso quello sulla passiva che ti forniva un attivabile sulla D. Il K è 95-126. E invece adesso vedo che va per la maggiore questo qui. Gul'dan non lo commento perché come di prima non saprei bene dire. 124A. Scusate nel frattempo comunicazione. Lo so, sollecito. C'ha ragione, assolutamente ragione. Ragazzi, mettete ready per favore. Abbiamo fretta. Qui non è che possiamo stare 15 minuti a aspettare. Ok, hanno messo ready. Sylvanas, direi che a parte al 4 io non prendo questo talento, per il resto è andata di una build piuttosto standard. Vi metto subito il draft. Eccolo qua. Quindi, come dicevamo, primo ban da parte degli Aesox Simba. Su questa mappa chiaramente vengono scelti per lo più eroi che abbiano delle global, quindi Falstad, Brightwing, ETC con lo stage dive, DH un po' meno, ma comunque sì. E invece noi vediamo un ban di Malfurion, come dicevamo prima, l'healer che va per la maggiore, e un ban di Muradin. Che anche lui, devo dire, nella Serie A ho visto addirittura far spiccare, soprattutto da parte dei Banal Impact, che hanno una passione infinita per Muradin anche loro, come il tank degli Impact Gaming. E devo dire che comunque sì, Muradin rimane sempre un punto fermo dei tank, non ha mai perso la sua importanza e la sua forza, soprattutto nonostante il mega nerf che ha preso sulla ulti dell'avatar, una volta sugli attacchi base stunnava, che era qualcosa di terribile. Arriva una Liming da parte di Simba, un ottimo pick su questa mappa perché ha come prima, soprattutto se la usa come l'ha usata prima nella tomba, è devastante. Come dicevamo, ha una potenza di poke, quindi lei si mette all'esterno o in posizioni un poco più lontane, spara le sue magie e riesce a infliggere molti danni sulla staticità dell'obiettivo. Quindi la squadra avversaria si spingerà per prendere il tributo e Liming può infierire con la sua magia arcana. Dall'altra parte, come dicevamo prima, arriva un Falstad che con la sua mobilità sulla mappa, la Z, il volo che gli permette di spostarsi super velocemente da una parte all'altra della mappa, è quasi fondamentale secondo me in mappe del genere. A parte che a me Falstad è uno dei miei main e mi piace un po' ovunque, perché non ha solo la mobilità, ha un ottimo danno, non tanto quanto altri, ma in ogni caso si difende molto bene, e ha una ulti che è praticamente il disengage più forte del gioco. È il vento, come si chiama in inglese? Non mi sta venendo. Il gust. ETC, che sono curioso di vedere se userà lo stage dive, come dicevamo prima, per avere una global in più, oppure il pogo, quindi un po' più di prepotenza nel momento in cui ci sarà un raggruppamento nelle fasi dei tributi. Dall'altra parte c'è un pensiero su Thrall che si concretizza in questo momento. Thrall sempre un ottimo pick, anche se devo dire ultimamente forse si vede un po' meno. Ultimamente noi come team stiamo preferendo un po' di più Alarak, piuttosto che Thrall quando possibile. Alarak ha quella cosa in più. Sempre quel fulmine a distanza che ha anche Thrall, che ti dà un po' più di ranged, quindi puoi poccare in maniera più safe. Però Alarak ha quella cosa che ti trascina, ti spinge, ti fa e poi ti silenzia pure.
E quindi è abbastanza più devastante quando lui è inserito all'interno di una mischia. Cioè, arriva il ban di Abathur. Attenzione, è un ban particolare, anche se comprensibile. Anche se avendo loro Falstad è un buon counter di Abathur. Con il volo può raggiungerlo facilmente se dovesse esporsi nelle fasi avanzate della partita e ammazzarlo molto facilmente. Però evidentemente non volevano rischiare e magari hanno anche studiato il team avversario, sanno che potrebbero usarlo. Alla fine sono tutti team che giocano da un po', si conoscono, quindi è probabile che potessero sapere che uno degli Aesox Sim, insomma, usasse Abathur in maniera molto buona. Il time pool degli Simba sta finendo, siamo a 12 secondi e viene bannata Brightwing. Effettivamente sarebbe stato un problema avere un triplo globale da parte degli Impact, però forse Brightwing l'avrei piccata invece io, fossi stato nei Simba, anche perché infatti adesso c'è la strada spianata per Illidan Murky. Cosa? Murky? Fantastico! Allora, Illidan in effetti senza Brightwing è già molto più difficile da counterare. È anche vero che comunque Johanna gli dà un po' di fastidio con il blind, con la W che se lo attira a sé. Ah, ecco, è Auriel, bisogna comunicarlo. Il ban non è alla Chiara, ma Auriel. Ah, il vostro. Ok. Vabbè, tanto non credo che picchino Abathur, ragazzi, quindi va bene lo stesso, insomma. Ah, non possono piccare Auriel, giusto? User Oh, joined Kranios. Auriel, sì. L'ho detto anche al team di Aesox, si è bucato il draft, dobbiamo ridraftare draftiamo uguale fino al nostro ban, praticamente ci mettiamo un minuto, poi puoi ricrearlo per piacere, anche a loro si è bucato il draft, tra Ah, ho l'altro. capito, va bene, ok. Ti avevo scritto su Hotz, perciò sono qui. Sì, l'avevo visto in questo momento, va bene, E ricreo il quindi draft ricreate allora. voi? Ok, Ricreo io, sì. Ok, grazie, scusa. user left your channel. rifacciamo il draft velocissimamente. Certo, se Heroes Draft. Ma probabilmente è questo, perché abbiamo visto che Heroes Draft infatti ci mette un secolo a caricare, quindi dobbiamo un attimo ricreare il draft e rifarlo uguale fino ad Abathur. Allora, Serie Hotz, Aesop Simba, Impact Game, lo facciamo qui in diretta. Quale maledetta, Team One. Copia, incolla, copia, colla, copia. Molto bene. Ragazzi, datemi un solo secondo. Arrivo. Microphone muted. Vabbè, facciamo. Facciamo amore la spesa di 50 euro e ci teniamo la roba per domani. Timo! Allora compriamo qualcos'altro. Ragazzi, pensateci un attimo voi. Io sono casting. Andateci. Prendete la macchina e andate. Microphone Ok, siamo activated. tornati. Quindi stanno rifacendo il draft esattamente come era prima. E credo che cambierà dal momento in cui hanno bannato Abathur, che il ban doveva essere Auriel, e si è buggato Heroes Draft che sta avendo un po' di problemi. Sì, come dite voi in chat, i vichinghi sono assolutamente una possibilità.
concreta in una mappa grande come questa. Ecco qui, infatti, arriva il ban di Auriel. Quindi probabilmente a questo punto non... vediamo se riproporranno il ban di Alachiara oppure penseranno di più a tentare di prenderlo, nonostante il primo pick ce l'abbiano gli Impact. Non mi sono mutato? Vabbè, pazienza ragazzi, avete sentito i nostri problemi di ordinazione. Maledetti cinesi, vogliono 50 euro, altrimenti non portano la roba a domicilio. Ok, quindi il pick di Murky non era un trolling, a meno che ora non mi wispino che sia di nuovo buggato. No, i Lidl Murky erano convinti di questa cosa, però adesso c'è la Chiara, comunque, che può fornire un aiuto ai Simba nei confronti di Illidan, quindi il Polymorph lo mette a tacere. Tanto addirittura io potrei pensare che potrebbero prendere anche Lili insieme a Brightwing. In quel modo Illidan non potrebbe fare più niente. Ah, vedi che ci stanno pensando. Mi ascoltano. Eppure c'è un delay di 40 secondi. Che ci vuole a fare la spesa Werther, il problema è che non siamo a casa, quindi siamo al gaming center e qui non ho il frigo e non ho come preparare la cena. Dai, vediamo quest'ultimo pick. Dunque, le possibilità in realtà non sono tantissime, voglio dire, il danno c'è di Ming Thrall. Ah, Sylvanas, wow. Probabilmente stanno pensando un po' a come counterare anche Murky, che... Oddio! Che cosa sto guardando? Non può essere, stanno trollando. Ma come? Senza healer? What the fuck? Ok, questa sarà una partita, come dire, interessante. Oh, dannazione. Qua wow, me lo farà lo screen. Poi me lo guardo dal replay. Allora, quindi, Cursed Hollow con questo setup molto particolare. Murky Abathur. Quindi Abathur probabilmente andrà con la build più sullo scudo che cura che su quella del supporto su Illidan. E lascerà il compito di pushare a manetta Murky. In caso lui, sicuramente ci metterà del suo con le sue blattine. Amleto, qua, e devo girarlo, e muro devo... Ah, altro... Ok. Quindi, cavolo, questa è un setup che non si vede spesso, probabilmente non si vede mai. E in pratica impostano tutto sul global e sul push, ed eventuali scaramucce sono affidate a Illidan e DTC. È interessante vedere, chissà se questo setup l'hanno sfruttato. Fede, ti invito in game? Non ci siamo. Ok, avviamo la partita, mettiamo lo story così non si lamentano. Sono curioso, stavo dicendo, sarei curioso di sapere se gli Impact abbiano mai provato questo setup in allenamento. Quindi se sia una cosa che comunque per loro è confident, cioè si sentono sicuri nell'usare questa roba, oppure sia un tentativo così per fare un po' di show durante le partite di Serie A. In ogni caso è rischioso, perché se non dovesse funzionare e i Simba pushassero a manetta con Sylvanas, potrebbero rischiare anche di pareggiare. Vabbè, intanto c'è questo buon Abathur che cura così. Sì. Totastadar. Sì. Sicuramente opteranno per quel tipo di build, perché altrimenti, cioè, non hanno completamente modo di curarsi.
Allora, preparatevi alla battaglia, eroi. Perfetto, ci siamo. Bene, vediamo come si svolgerà. Sembra che partano addirittura tutti i mid, che è anche abbastanza strano. La battaglia ha inizio fra 10 secondi. 5. GLHF. 4, ah, addirittura 3, sono 2, i Simba 1. Che si splittano in lane, vanno in che 3 botte insieme a Vanas, quindi cercheranno di portarsi a casa probabilmente una torre. E mentre i Impact sono tutti mid. Ok, Avatar si sta spostando e se ne va bot. E credo che a questo punto anche gli Impact andranno in giù a difendere appunto push della torre. Infatti si stanno spostando. Basta, addirittura vola, attenzione! C'è una kill istantanea da parte degli Impact Gaming su Sylvanas. Abathur sulla torre e Falstad col suo martellazzo non hanno avuto assolutamente pietà per questa Sylvanas. Abathur si è spostato nel frattempo nella top lane a contrastare questo push di Thrall. Quindi vabbè, c'è in realtà un vantaggio di esperienza da parte dei Sim. Leggero, leggero, che verrà subito recuperato dagli avversari. Infatti vediamo che Murphy qua mi sta dando un sacco da fare e viene contrastato solo da Joanna. Bot insistono, sono portati a casa una torre grazie al potere di Sylvanas, che comunque adesso viene sfruttata nel modo giusto e quindi il vantaggio sta cominciando ad accumularsi. È probabile che i primi tributi verranno skippati dalla squadra degli Impact Gaming. Non vedo come potrebbero contestare con un setup del genere tributi. Attenzione, perché nel frattempo Ice Cube e Sigurd super minacciosi vanno dritti dritti su di Ming, che non avrà molto scampo. Infatti viene uccisa senza alcunissimo problema. Sì, gli Impact decidono di giocare così, lasciando Murky e Abathur su due lane a prendere l'esperienza della lane. Tra l'altro Mid ci sta riuscendo egregiamente, mentre gli altri tre tentano per lo più di portarsi a casa le kill facendo dei gank grazie agli stun di ETC e al potere di attacco di Falstad. Nonostante tutto, attenzione top, il volo di Falstad. Forse c'era Dream che era un po' in difficoltà da solo centrale. L'esperienza è pari, è stata pareggiata dal partito senza problemi. E a fare il primo tributo, però vediamo che il tributo è top e gli Impact Gaming sono stati molto, molto bravi e molto pronti a prendersi questo campo di mercenari easy. Attimino ragazzi, scusate, nel frattempo vediamo che c'è un po' di scaramuccia al tributo che però incredibilmente viene lasciato perdere proprio dai Simba, che pensano più a pushare, a prendere vantaggio iniziale. Probabilmente non è una brutta idea, perché devono assolutamente contrastare questa globalizzazione di spell che hanno. Impact, qua c'è il PC che cerca di tardare il più possibile gli avversari. Bellissimo questo fulmine di Geo, però che rischia tantissimo, e infatti viene ucciso da questa ranocchia insieme a Illidan e Falstad. A questo punto probabilmente il primo tributo, senza probabilmente, se lo giudicheranno proprio gli Impact Game. Incredibile. Oh cacchio ragazzi, scusate il layout. Eccoci qua. Scusate, dovete dirmelo un po' prima di 4 minuti, no? Mi sente basso il mio volume? Parlo un po' più forte.
di nuovo c'è un super gank su Li Ming che senza pietà viene portato a casa. Attenzione perché anche Brightwing non si trova in acque proprio limpidissime. Difatti anche lei viene uccisa e stavolta il vantaggio è per l'Impact Gaming, che hanno già al loro attivo ben 5 uccisioni contro le 0 del team avversario. Non saprei bene dire quale sia l'errore da parte dei Simba, probabilmente un po' di disattenzione proprio su questi gank nella fase di push insieme a Sylvanas. Avrebbero potuto evitarne un paio. E evitare appunto questo vantaggio da parte degli Impact Gaming, che stanno attualmente prendendo il campo degli Hard. E boom! L'esplosione di Murky con due sole spell da parte di Ming. Attenzione perché adesso è un po' più difficile che gli Impact la spuntino. Attenzione, bellissimo spunto da parte di DTC che permette l'uccisione di Thrall. E cambio subito idea nel affermare quello che affermavo poco fa. Anche Outlaw viene chaseato malissimo da Murky. Devo dire che la stanno giocando molto bene questa composition particolare gli Impact Gaming, che hanno praticamente ucciso tutti quelli della squadra avversaria. Hanno preso il talento del livello 10, l'abilità eroica, e stanno giocando molto bene, molto molto bene. Sono piacevolmente sorpreso da questa particolare interpretazione che stanno dando gli Impact Gaming di questa partita. È molto bello vedere questo genere di diversità nelle partite. Insomma, non si vede spesso una roba del genere. Attenzione perché dopo nel frattempo pushano Mura con ETC e Falstad. Viene ucciso Murky a ripetizione. Attenzione perché l'uovo è proprio lì e Outlaw lo sapeva, ci ha provato. Falstad viene in aiuto. Attenzione perché c'è anche lo stage Davide TC. Qui Outlaw ferirà senza assolutamente problemi. Arriva un Hunt da parte di Sigurd su Thrall aiutato da Abathur. Vediamo se riusciranno a portarselo a casa, ma non penso, perché Thrall corre più veloce del vento. E spunta il terzo tributo per l'Impact Gaming. C'è un campo minato allucinante da parte di Abathur. Attenzione questo Thrall, mamma mia, cioè Abathur, questo Abathur qua sta facendo davvero la differenza tra le mine e l'aiuto fornito ai propri compagni, prontissimo e con una visione di mappa davvero allucinante, sta facendo la differenza. Qui Amleto prova a lanciare la sua ulti per allontanare gli avversari e salvarsi, ma la coppia di Abathur su Illidan ha deciso che lui non era pronto. Siate maledetti. E quindi condannarlo a morte. Nel frattempo, sneaky sneaky, arriva un boss. Ed è una scelta che in genere si condanna, ma in questo caso particolare, con questa con questo setup particolare, sono abbastanza d'accordo. Attenzione perché qui arriverà forse un tentativo un po' mal riuscito. Attenzione perché Sigurd è bassissimo e infatti muore. Vediamo se anche Ice Cube, bellissima la ulti di Thrall che va a bloccare completamente Falstad. ETC con pochissima vita, bel teletrasporto da parte di Outlaw con missili a seguire. Nel frattempo Abathur fa gli affaracci suoi. E qui da solo che alza le mani al cielo e dice: ah, sono in lei da solo, faccio quello che mi pare. E il boss nel frattempo si porterà a casa anche il forte di bot. Murky e Abathur pratica fanno un po' quello che gli pare, danno un vantaggio notevole alla squadra degli Impact Gaming, che infatti hanno due livelli pieni di vantaggio, anche grazie chiaramente alla maledizione appena presa. Abathur è proprio in mezzo alla strada, cioè non gliene frega niente. E guardate cosa sta succedendo qui, Sigurd si fa il boss da solo. Ora arriva anche Ice Cube ad aiutarlo per fare prima. Attenzione perché Sigurd si è preso tipo tutte le spell possibili e immaginabili dal boss, ma non c'è problema. Il mio amico Abathur viene ad aiutarmi a curarmi con il suo scudino. Altro golem in arrivo
per gli Impact Gaming. Arriva il talento del 13 per gli Aesox Simba, che come dicevamo nella partita precedente, a questo punto dovrebbero tentare un ingaggio di quelli pesanti, soprattutto in considerazione del fatto che gli avversari non hanno un healer. E... è vero, hanno Abathur, è vero, hanno tantissimo danno, c'è Murti, che tra l'altro è lui che ha preso la marcia dei Murloc, quindi è andato sul push pesantissimo. Questo boss arriverà alle porte del keep a difesa del core. Vediamo se riusciranno. No, non credo riusciranno a portarsela a casa in questo caso. Scusate il gioco di parole. Anche perché Illidan è bot addirittura a pushare e ad aiutare appunto le blattine di Abathur ad avanzare. Attenzione, perché qui rischiano tantissimo sia Ice Cube che Mura, infatti. Infatti viene ucciso Falstad e parte il chase selvaggio su Mura. Quell'orb di Limig per pochissimo non lo va a colpire. Chissà se riusciranno a portarsi a casa. I missili vanno a segno. Ottimo lo scudo di Abathur che va a curare il torello. E questi missili, attenzione, no, ancora vivo. Ma quanto tempo gli ha fatto perdere? Mura è ancora vivo, incredibile. Un altro scudo di Abathur che lo protegge, addirittura costringe Sylvanas a usare la ulti. Qui Murki distrae la squadra avversaria dal chase su Sigurd con Illidan. E sì, sono visti degli sprazzi di reazione da parte di Simba, ma da parte degli Impact c'è un livello 16, quindi un talento di vantaggio. E comunque il fastidio immenso che sta portando questo Murki, che addirittura quasi si sciotta insieme al suo amico Abathur Liming, ma non ci riesce per pochissimo. È davvero devastante Murki insieme ad Abathur. E comunque il tributo è in mano agli Impact Gaming, che hanno il controllo completo di questa partita. Vediamo se adesso viene distrutto l'uovo di Murki, credo da parte di questi Easy in top. E ora si trova sprovvisto, vediamo dove lo andrà a piazzare. O sto dicendo una boiata? No, non lo vedo. Pappa l'uovo di Murki. Quindi... ecco, lo sta piazzando in quell'anfratto. No, ha cambiato idea. Bene, fase di studio, di mercenari. Vediamo qua... cosa? Guardate queste mine come sono messe da parte di Abathur su tutte le vie percorribili da parte dei Simba. Davvero ottimo l'utilizzo di Abathur da parte di Tri. Qui probabilmente ci sarà un fight o comunque una difesa importante. Attenzione, Ice Cube, la folata aggressiva, e parte subito la ulti di Amleto, ottima, che va a uccidere solo il malcapitato Murki. Bellissima di nuovo questa ulti da parte di Geovix di Thrall, che va a bloccare per l'ennesima volta Falstad contro un muro e ci lascia le pene il povero Falstad. Parte il chase su Thrall da parte della coppia di Illidan, del buon Dream. Il Lant a infierire su Thrall, e adesso sta succedendo il finimondo. Illidan ha via libera per ammazzare tutto il resto del team. Infatti arrivano 3 kill consecutive, probabilmente questa sarà la quarta. Povero Rakdos non sa più dove girarsi. Sembrava un vantaggio per i Simba, che si è tramutato grazie a questa ulti di Sigurd, che è andata a one-shottare l'orco capitano dell'orda, capo dell'orda, e di conseguenza poi tutti gli altri. Io forse fossi stato nei Simba non avrei preso Sylvanas a quel punto del draft. Avrei optato per qualcos'altro, una Lily DPS, un secondo tank che potesse gestirsi meglio questo Illidan. Sylvanas ha reso il team dei Simba troppo soggetto al danno appunto degli eroi avversari. E il secondo tributo, che era appena apparso in questa posizione, è stato preso da Abathur. Quindi siamo di nuovo a 2 tributi per gli Impact Gaming e a 0 per i Simba dall'inizio della partita. Qui serve un
come si dice, un impeto di orgoglio, un impeto di forza da parte degli Simba, che devono cercare di ingaggiare a questo punto prima del livello 20 degli avversari e cercare di portarsi a casa insomma un paio di kill per potersi fare in libertà magari due golem presenti sulla mappa e mettere notevole pressione. Attenzione, quell'uovo di Murky è stato spottato e ridotto a metà vita. Scusate per la tosse, ma sta andando piano piano via la voce. Non sono abituato a castare da solo. E probabilmente per una volta questo tributo sarà in mano agli Azog Simba, che però adesso rischiano un push violento nella linea di top. Polymorph su Mura, che subisce tantissimi danni anche grazie al forte. E bellissimo questa wave of force da parte di Ming, che si porta a casa il toro. Attenzione, il chase su Falstad, peccato. Era un'ottima ulti quella di Johanna, che però non è stata followata dal resto del team. Murky ci prova in tutti i modi a portarsi a casa questo keep, ma viene shottato. E a questo punto, ETC morto, i Simba devono darsi una svegliata e prendere del vantaggio importante sulle lane, perché altrimenti questo Abatro e questo Murky non li lasceranno mai in pace. Un po' sfortunati in questo caso, perché il tributo appare top e probabilmente sarà una maledizione free per la squadra rossa. È vero che loro stanno prendendo il golem, quindi la bot lane più o meno sarà messa al sicuro. Attenzione, che sta succedendo? Ah, giustamente, il tributo viene lasciato in mano ad Abatur. Si può muovere strisciando liberamente e Murky ha fatto il suo insistendo e morendo a ripetizione, ma si è portato a casa il keep della top. Questa è una cosa che Auto non deve mai fare, andare in giro da solo con l'Ibig, perché questo è quello che succede. Amleto butta la ulti per cercare di salvare il suo compagno e se stesso, ma a questo punto credo che potremo addirittura vedere la fine della partita. Vediamo se sarà proprio così. Il core viene attaccato da questo Illidan e tutto il resto della squadra. C'è solo Rei a difesa del core, ma arriva subito il GG da parte di Outlaw. Una silence della disperazione da parte di Sylvanas. E cavolo, GG, ottima performance con un setup super particolare degli Impact Gaming, che rimarrà sicuramente nella storia della Serie A. E complimenti davvero. Peccato, perché comunque i Simba un paio di posizionamenti sbagliati, però secondo me la differenza l'ha fatta quell'ultimo pick. Sono riusciti a prendere la Chiara, che è un ottimo counter di Illidan, però gli serviva qualcosa in più ancora, perché sull'ant di Illidan non avevano tanto da dire. Cioè sì, fai il polymorph, però nel frattempo ti arriva la coppia di Abatur a saltellare ancora di più, a fare più danni. Insomma, hanno subito parecchio questa cosa. E ovviamente il push era sempre attivo, Murky e Abatur sono devastanti in questo caso, quindi o contrasti il push, che poi l'idea iniziale non era malvagia, non era sbagliata l'idea iniziale dei Simba. Cioè, io ho Sylvanas, pusho una lane pesantemente in tre persone, mi porto a casa il keep e poi cambio lane e porto a casa un altro keep, e quindi acquisisco vantaggio in early game. Il problema è stato che Rei è morto subito nel primo push della torre, grazie comunque a un'ottima giocata sia di Abaddon che di Falstad, che devo dire sembravano dei cecchini in quel caso, e quindi hanno perso quel minuto e mezzo insomma tra il respawn e il tornare in lane, che secondo me li ha un po' strozzati all'inizio. E insomma, guardiamo anche le statistiche, cioè guardate i danni che ha fatto Murky. Ora io sono curioso di vedere una cosa. Dunque, la build ah, tra l'altro Abatur non è andato neanche con la build, sì, no, è andato con la build full danno su Illidan, cioè non ha preso neanche le cure, se ne sono fregati e hanno detto ma che cacchio ce ne frega, non è delle cure se abbiamo Illidan, Murky, Abaddon, niente. Infatti,
E infatti è andato proprio. Vediamo Murky, parata al primo, quindi per stare un po' di più in lane probabilmente. E poi è andato full sulla Melma, dal 4 al 7, per fare più danni possibili in mischia agli avversari. March di Murloc per un push spietato, e poi ovviamente la bolla 13 e 16 per rimanere il più possibile in fight. Beh, io sono abbastanza senza parole, sono sicuramente contento di aver visto una cosa del genere. E... GG. GG. Mi dicono quando vuoi per la seconda partita. Dunque, la seconda partita vedrà coinvolti di nuovo gli Impact Gaming contro il team iDrake. Ci sono anche gli iDrake. Vediamo. Io sinceramente farei 5 minuti di pausa. Però se ci sono gli iDrake, alla fine possiamo partire. Voi siete pronti? Ditemi, aspetta, leggo qualcosina in chat. Dunque, per forza sta facendo la differenza in main specialist da GM. Credo tu stia parlando di Dream Zeta Prod. Voi siete pronti alle 23? No? Sì, però mi dicono gli Impact che sono pronti già ora. Quindi, come volete. Poi, vediamo cosa mi avete scritto. Ex capitano dell'Orda. Vabbè, in effetti sì, ne abbiamo cambiati un po'. Tra Vol'jin e Sylvanas. Abathur sul tributo, sembra un quick match. Beh, no, in realtà, se la squadra avversaria è lontana, ha perfettamente senso che Abathur vada sul tributo. Ulti di troll si va spiegato, ho perso. Tra tutte le possibilità di vincere per gli Impact, non avrei mai scommesso sulle kill la superiorità nei teamfight per i tributi. È esattamente quello che ho pensato anche io. Assolutamente sì. Che volevano buttare giù la torre. Nel primo fight doveva scendere anche Joanna da mid. Erano rimasti senza tank. È vero. Però secondo me avrebbero potuto farlo lo stesso. Sicuramente dovevano aspettarsi. Beh, cavolo, falsa dal volo. E poi in realtà sono stati solo falsa di Abathur. Quindi in effetti uno neanche ci pensa, dice vabbè, arrivano fasta di Abathur, pazienza, faranno un po' di danno e ce ne torniamo indietro. Però l'hanno one-shottata in pratica. Cioè, è bastata una spina di Abathur, un martello di falsa, un colpo di torre probabilmente, è morta. Dunque, gli Drake mi comunicano che ne manca uno, quindi sta arrivando l'ultimo degli iDrake. Facciamo 5 minuti di pausa. Pausa e ci rivediamo tra poco. Ok ragazzi, faccio 5 minuti di pausa anche io, riposo l'ugola e arriviamo appena gli iDrake sono presenti. Tanto la partita era programmata per le 23, per cui addirittura partiremo in anticipo. Ci vediamo tra pochissimo, vi alzo il volume della musica.